Buon pomeriggio a voi. Ormai noi siamo immersi, si può dire, in una vera e propria bolla, isolati da gran parte del mondo che sta affrontando la pandemia e ha affrontato la pandemia in maniera completamente diversa dal nostro paese. Ora vedete, siccome poi alla fine contano sempre i risultati, ce lo siamo detti, specialmente come uno è riuscito a far fronte all'emergenza, questo dato sicuramente non ci dice che il nostro paese ha lavorato bene e che le restrizioni nettamente più dure rispetto a tanti altri paesi abbiano portato dei risultati accettabili, dei risultati validi. Anzi, molto spesso è stato il contrario. Ora noi siamo di fronte ad una situazione che vede, ad esempio, in Europa paesi come la Spagna, come l'Inghilterra, aver di fatto concluso l'emergenza e si è tornati ad una vita pressoché normale. In Spagna, ad esempio, l'unico obbligo in certe situazioni è la mascherina, ma non esiste assolutamente il Green Pass, né per andare al ristorante, né sui mezzi pubblici, né per quanto riguarda supermercati, teatri, cinema e quant'altro. E la cosa è un po' simile in Gran Bretagna. E questi due paesi non hanno delle situazioni peggiori del nostro paese. Noi ormai realmente viviamo sotto una bolla di un regime, purtroppo appoggiato in tutto e per tutto dall'informazione. Io ho avuto modo anche ieri sera di assistere ad alcune trasmissioni, tra le quali quella di Floris su La 7, trasmissioni francamente inaccettabili, dove i soggetti che la pensano in maniera diversa vengono derisi, vengono pesantemente attaccati da parte di chi spesso non ha né arte né parte, giornalisti che non hanno esperienza e non hanno conoscenza di questo mondo. Ieri, tanto per cambiare, c'era il solito Parenzo che in altri paesi sarebbe stato cacciato a calci nel sedere per come si è espresso nei confronti dei Novax, per le sue modalità, per il suo atteggiamento e spesso anche per notizie false. Ieri, tanto per cambiare, lo stesso Floris, quando ci si confrontava con la Gran Bretagna, era presente quel famoso giornalista che aveva fatto quella domanda a Draghi senza ricevere risposta, e a un certo punto Floris se ne è uscito che l'Inghilterra ha più morti dell'Italia. Falso, basta andare a rivedersi la trasmissione, vedrete che a un certo punto della trasmissione Floris dice esattamente così, e cioè che l'Inghilterra ha avuto più morti di noi. È falso. È assolutamente falso, perché se noi, come è giusto che debba essere, confrontiamo i morti per 100.000 abitanti, perché essendo chiaramente l'Inghilterra un paese più grande dell'Italia, oltre 20 milioni, 25 milioni in più di abitanti, la percentuale, la letalità dell'Inghilterra è nettamente inferiore a quella dell'Italia, esattamente all'1% contro l'1,65% dell'Italia. Ma questi continuano a dare dati falsi. Oppure sono giornalisti che non sono aggiornati e informati. Ieri, Ilaria Sottis, tanto per cambiare, rivolgendosi a chi ad un professore d'università che la pensa diversamente da lei e che ha deciso di non vaccinarsi, lei lo ha attaccato in maniera molto arrogante, no? Portando il dato, ad esempio, di ieri di oltre 220.000 contagiati. Peccato che il dato è inficiato dal fatto che ci sono dentro dati di regione che non avevano completato il dato nei giorni precedenti e quindi è gonfiato. Una giornalista, però, queste informazioni dovrebbe averle. Voi stessi andate a controllare, a verificare se non è vero che il dato di ieri di oltre 25.000 contagiati è inficiato dal fatto che la Regione Puglia, un'altra regione che adesso non mi sovviene, non avevano dato i dati precedentemente e hanno dovuto mettere in questo dato di ieri, mettere dentro anche i dati della settimana scorsa, gonfiando quindi questo dato. È chiaro che un giornalista nel momento in cui dà il dato di giornata dovrebbe essere aggiornato. Al di là del fatto che i dati di giornata contano pochissimo, quasi nulla, ma bisogna vedere il trend. Tanto che un mese fa, no,
continuavamo a dire attraverso i media che l'Italia era molto più brava, stavamo lavorando molto meglio perché l'Inghilterra aveva dati di contagio molto più alti, sta di fatto che a distanza di un mese le cose sono esattamente il contrario. La Gran Bretagna è sotto i 100.000 contagi giornalieri, noi siamo intorno ai 200.000, perché questo va un po' a ondate, dipende dai periodi, dipende da quando uno ha iniziato una certa tipo di iniziativa, di attività e così via. Comunque continuano a dare dati sempre sbagliati perché conviene in certe circostanze dare dati sbagliati, ma quello che è inaccettabile è che ormai tutta Europa ha un'idea diversa di come affrontare il Covid, per non parlare ad esempio di un paese come il Sudafrica, dove il 30% delle persone sono vaccinate, dove non esiste più una restrizione, dove la gente va in spiaggia, dove la gente è libera e i contagi e i morti non sono assolutamente superiori ai dati del nostro paese. Quindi, ripeto, noi viviamo all'interno di una bolla, di una dittatura incredibile e ora la domanda che dobbiamo porci non è l'ora di reagire in maniera diversa? Anche non in maniera molto ortodossa come loro sempre vogliono, ma perché è facile dire dovete fare i bravi bambini, andare in piazza con le mascherine, non dire slogan cattivi, non avere atteggiamenti contro, ma essere disciplinati, soldatini e protestare quasi in silenzio. E no, questo non sa più da fare, questa non è una strategia vincente, questa è una strategia che piace solo a loro perché ovviamente sono terrorizzati. Che prima o poi la gente si stufa e la gente va in piazza e stavolta in maniera assai più cattiva, ma forse è su questo che noi dobbiamo iniziare a riflettere. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo stasera.